Si iscrive al partito del Vado Via da Napoli anche l'attrice Ida Di Benedetto, vittima di un furto nella sua casa alla Riviera di Chiaia, dove vive con il compagno, l'ex ministro Giuliano Urbani. I ladri sono entrati in casa, li hanno chiusi a chiave nelle loro stanze e poi svaligiato l'appartamento. Vedo come un'ombra in camera mia. Allora mi alzo e dico, forse è mio marito che dorme in fondo al corridoio. Mi alzo, vado da lui, lui vedo che dorme. Lo chiamo, Giuliano non mi risponde, dico allora dorme, ritorno in camera mia, la porta mi si chiude dietro le spalle e chiudono a chiave. Per cui io sono impazzita, ho preso una scarpa per rompere il vetro, ma questo vetro non si è rotto, non si rompeva. Mi sono affacciata al balcone urlando come una pazza. C'era una signora anziana nella villa comunale. C'era una signora da sola a quell'ora, la quale mi vede proprio affacciata al balcone, che urlo da morire, era tutta la paura, tutto il panico che avevano, e questa signora fa aspetti, adesso chiamo la polizia, l'ha fatto, ha chiamato la polizia, signora ho chiamato la polizia, non gridi più. Tre le rapine subite nella sua città natale dall'attrice, nota al grande pubblico per aver affiancato Mario Merola in diversi film e per aver contribuito al grande successo della fiction Un posto al sole. 3. Un numero sufficiente per spingerla a trasferirsi definitivamente nella capitale. Si sta parlando di... Dopo il terzo furto lei che farebbe? Rimarrebbe? Cioè, che cosa penso? Mi dispiace perché adesso ho le mie amiche, sto bene... C'è il mio mare, però vivere così